Ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale. Oggi con voi voglio ricreare l'effetto mare nei vassoi utilizzando la resina. E come dico sempre io, iniziamo subito! Per questo progetto utilizzerò il kit di pigmenti Ocean Art della Resin Pro. Vi lascio in descrizione il link di dove poter trovare questo kit. Poi utilizzerò delle conchiglie e una sabbia decorativa acquistata nei negozi di decorazione per la casa. La resina che utilizzerò sarà la Resin Art della Resin Pro perché è più densa della classica liquidissima che utilizzo normalmente. Ho preparato la resina e l'ho suddivisa nei bicchierini. In un bicchiere ho versato la sabbia decorativa in quantità, diciamo, generosa, perché mi serve di creare un effetto più denso, come l'acqua che bagna la sabbia in riva al mare. Negli altri bicchierini ho miscelato i pigmenti del kit ed ho creato due tonalità di blu. Ho poi posizionato in un angolo del vassoio la resina con la sabbia, aggiungendo delle conchiglie e poi ho iniziato a versare la resina partendo dalla resina trasparente e terminando con la resina blu più scuro ed ho lasciato riposare la resina per almeno 4 ore. Trascorse le 4 ore ho preparato dell'altra resina ed ho aggiunto la Wave Pro della Resin Pro, che è una polverina bianca che viene utilizzata per ricreare l'effetto spuma delle onde del mare. Ho versato nel vassoio delle strisce di resina trasparente e poi accanto ho versato la resina con la Wave Pro. Utilizzando una cannuccia ho soffiato spargendo la resina, però non a caso, ma dandogli un senso, come il vento che soffia sulla superficie del mare. Devo dire però che la prossima volta che ricreerò l'effetto mare, utilizzerò un phon con aria fredda, perché soffiare sulla resina senza mascherina non è stata veramente una grande idea. Difatti, quando si realizzano i lavori con la resina, bisogna sempre proteggersi con guanti e mascherina. Di seguito vi mostro le fasi di decorazione e di realizzazione del vassoio bianco. Ho atteso 24 ore fino a completa asciugatura della resina. Ed ecco i vassoi, sono pronti! Anche per oggi questo tutorial termina qua. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto, mettete un like
E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati ad acquistare le mie creazioni, nell'info box ci sono tutte le indicazioni per farlo. Ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti!